La conduttrice della Rai ha rivelato di aver sempre avuto fede in Carlo Acutis. Sull'ultimo numero del periodico Diva e Donna è stato dedicato un intero articolo ad Antonella Clerici, la quale settima fa non ha certo vissuto un periodo facilissimo, visto che è stata costretta a operarsi urgentemente dopo aver controllato una cisti ovarica. Ebbene, si segnala che la presentatrice di Sempre Mezzogiorno, come riportato sempre dal suddetto settimanale, ha recentemente rivelato di aver sempre avuto tanta fede in Carlo Acutis, il quale presto sarà proclamato santo. Tra non molto, Carlo Acutis, un giovane ragazzo morto di leucemia a soli 15 anni, sarà proclamato santo: ho sempre avuto fede in lui. Parole queste pronunciate durante il periodo della sua convalescenza dopo l'operazione, come riportato sempre dal periodico edito da Cairo Editore. Come procede la convalescenza della presentatrice di Rai 1? In tanti adesso si chiederanno come sta procedendo la convalescenza di Antonella Clerici. Si segnala che proprio quest'ultima pochi giorni fa, direttamente sul suo profilo personale Instagram, ha condiviso un momento particolarmente disteso sotto l'ombra con il suo compagno di vita e imprenditore Vittorio Garrone, e nella didascalia ha scritto testuali parole: relax, campagna, natura, animali. Parole queste che hanno fatto immediatamente capire che la conduttrice dell'ammiraglia Rai sta affrontando questo periodo di convalescenza dopo l'operazione d'urgenza in serenità attorniata dagli affetti più cari. Antonella Clerici e la prossima stagione televisiva. Il prossimo 19 luglio verranno presentati ufficialmente a Napoli i palinsesti Rai 2024-25. E con tutta probabilità grande protagonista sarà proprio la presentatrice, che al momento si sta riprendendo dopo l'operazione dello scorso giugno. Difatti è probabile che quest'ultima tornerà su Rai 1 alla conduzione del suo programma mattutino quotidiano e Sempre Mezzogiorno, magari con qualche novità e nuovi chef nel cast. Inoltre dovrebbe essere alla guida anche di The Voice Senior, The Voice Kids e The Voice Generations, dopo il grandissimo successo ottenuto la scorsa stagione televisiva terminata ufficialmente a fine maggio. È anche riuscita a battere il suo collega Paolo Bonolis con la trasmissione Cult Ciao Darwin. E chissà se magari per la presentatrice potrebbe esserci qualche altra novità nei prossimi mesi. Insomma, ciò che è certo è che dopo questo periodo di riposo dovrà affrontare tanti impegni. Motivo per cui dovrà essere in forma come non mai. A questo punto non resta che farle un grosso in bocca al lupo, nella speranza riesca a rimettersi il prima possibile e magari andare in vacanza.